a 15 anni fa, cioè Ogni anno, ogni mese, ogni periodo, no? Vediamo un po' il tempo cioè progetta nuovi strumenti, quindi è cresciuto, cioè quello che era il motore di ricerca si è agganciato con tutta una serie di altri strumenti. Questi strumenti non sono strumenti slegati dal motore di ricerca, sono tutti strumenti dove sono legati fra di loro e sono legati al motore di ricerca, quindi all'algoritmo centrale. Con tutti questi strumenti, e Google in effetti cosa fa? Con tutti questi strumenti, Google cosa fa? Si raccoglie anche altre informazioni, quindi servono anche ad aumentare la conoscenza sulla nostra qualità di ricerca, sul nostro tipo di ricerca. Sul Google Map, o la tecnologia dietro le Google Map, quindi la georeferenziazione, geolocalizzazione, gli permette di sapere dove io sto cercando, cosa sto cercando, quindi contestualizzare dal punto di vista geografico. E così e via, Google ha cresciuto questa. Un altro problema che dicevo prima, è quello di bilanciare l'AdWords, cioè investimento pubblicitario, ai risultati di carattere naturale. Allora, Google deve dare un prodotto di qualità al suo utente che cerca là dentro. Chi vuole quel tipo di target fa di tutto per cercare di arrivare nella prima pagina, nelle prime due pagine di Google per determinate parole chiavi in maniera tale di prendersi parte del traffico. E per arrivarci abbiamo visto che ha due strade: o paga Google, inserzione pubblicitaria, o ha un sito di qualità e quindi arriva in prima pagina. Però quando la concorrenza è elevata, cioè non ci arrivi con un sito di qualità e basta, ci arrivi magari cercando di capire come cioè parliamo sempre che il sito deve essere di qualità, però chi fa SEO e magari lo fa in maniera perché ha un obiettivo, il cliente gli ha detto quella parola chiave ci devi essere entro un mese lì, perché dietro poi abbiamo problemi col bilancio, con i budget e cose varie. E allora si fanno tutta una serie di attività, una volta si facevano, bastava, che so, riempire la pagina con la stessa parola chiave e magari Google pensava che quella pagina era, che parlava di quell'argomento perché era piena di parole chiave. Google ha introdotto lentamente delle modifiche al suo algoritmo iniziale, per iniziare a contrastare e a migliorare il risultato della qualità. Quindi, quando ha scoperto che, questo, stiamo parlando degli origini, no? moltiplicare la parola chiave e pensava che, ha scoperto la prima volta, dice, guarda, mi stanno fregando, forse allora non c'era manco AdWords, però quando ha introdotto questo primo pezzettino, mi stanno fregando traffico in maniera, cioè, fraudolenta, perché realmente la pagina era piena di parole chiavi, però non parlava di quella cosa, comincia a fare variazioni sull'algoritmo. E dal primo giorno fino a ieri, per dire la scorsa settimana, ha introdotto costantemente aggiornamenti all'algoritmo, aggiungendo altri parametri di valutazione o modificando quelli già esistenti. Quindi operazioni. Alcune sono state elevate, altre sono state modificate, altre sono state introdotte. Questi parametri di valutazione, oggi possiamo dire che ce ne saranno circa un 200, non hanno tutti lo stesso peso, cioè ci sono parametri che valgono di più, parametri che valgono di meno. Una parte sono dichiarate direttamente da Google all'interno delle diverse guide che dà agli strumenti che dà agli sviluppatori. Altri non sono dichiarati, ovviamente perché è un segreto industriale, gli serve per contrastare lo spam. Questo
questo disegno qua, potete guardare tutte le variazioni all'algoritmo che sono state fatte nel 2012. Ogni bandierina di quella è una variazione dell'algoritmo. Ci sono delle grosse variazioni, principalmente il 2012 è stato investito su fattori di qualità, proprio per contrastare, c'è un fattore di tipo sottrattivo dalla SERP e non additivo, cioè aggiungere delle cose, nel senso che c'erano dei siti che facevano spam, si è pensato Panda per cercare di bloccare quel tipo di informazione. Poi sono state Panda 1, Panda 2, Panda 3, cioè, allora il nome dà delle grosse aree di variazione all'algoritmo, il numeri dà piccole modifiche, poi aggiustamenti che magari quando nasce l'algoritmo non si aspettava e quindi si cercava di tornare indietro, quindi perché dice, magari ho colpito dei siti che erano ambigui e cerco di riportarli di nuovo dentro, o al contrario magari dice guarda, no. L'ultimo nato è il colibri, che è in pratica Underbird, che è stato annunciato un po' così per il compleanno di Google, quando hanno festeggiato la conferenza di presentazione così, però già era attivo da un po' di tempo e questo tipo di sistema è fatto principalmente per quello che serve, cioè questo algoritmo è puntato per la velocità e quindi è per la precisione, quindi cioè, come obiettivo loro si sono dati questa, ecco anche pure la figura di questo uccellino che corre velocemente. Però questo dobbiamo capire in pratica che è il... serve perché anche la mole delle informazioni è tantissima e quindi deve dare l'altra cosa di cui perché di SEO trovate tantissime informazioni così, cioè quando partiamo dobbiamo fare del SEO invece, da che cosa partiamo? Ovviamente ci abbiamo delle richieste da parte del cliente, ci dice io la mia attività è, come dire, viaggi a Lourdes, no? E quindi l'obiettivo principale è andare a essere al primo posto per viaggi a Lourdes. Poi ci puoi essere, ci puoi non essere, però quello è il tuo target, il tuo obiettivo. La prima cosa che faccio io, che facciamo, dico, chi usa il mio metodo, la mia cosa, andiamo a vedere se... quanto è difficile quella parola, perché la maggior parte delle parole chiave che ti dice il cliente sono quelle irraggiungibili, se c'è un contesto semantico attorno dove se quella parola ti poteva far ottenere 1000 visite, magari trovi altre 10 parole che te ne fanno ottenere 900 o 1100, quindi, per dirti, capito? Che magari contestualizzano il mio obiettivo, e quindi non sto prendendo traffico di acqua minerale, solamente di viaggio a Lourdes, no? però vado a lavorare su parole chiave che magari sono utilizzate sempre, un po' di meno, o coda lunga, per dire, in maniera tale che le persone continuino a scrivere, vado a beccare qualcosa così. E lo faccio guardando un pochettino la semantica, perché Google in effetti lo fa, capito? Guarda la parola, però ti dà i risultati guardando il contesto che c'è attorno. Quello che dicevamo prima, se io su quella parola intendo una cosa, lui cerca di portarmi quella cosa, perché ha visto il mio contesto. Questo Google, da Google Panda a Google Plus, in questo ultimo periodo il mondo del SEO, dicevo, sta cambiando, perché prima... molte cose erano basate sullo scambio di link, anche se i parametri erano 200, cioè bastava fare un po' di buona backlink
a un sito, alcuni parametri potevano essere non considerati, poi se c'erano nel sito meglio, però si poteva scalare facilmente. Mi ricordo, abbiamo fatto un contest con Giorgio per un po' di anni fa, mi ricordo si chiamava Instant, cioè comunque ci ha dato una parola chiave in un mese che arrivava prima, adesso mi ricordo Instant Tempo credo che era. Io mi sono classificato in un'ottima posizione, poi tant'è che ho vinto il libro, poi al convegno mi ha regalato il libro, quello suo, il primo che aveva fatto, quindi qualche anno fa è stato. Ma la tecnica che avevo utilizzato qual era? Abbiamo ottimizzato una paginetta, sono andato fuori, ho iniziato a fare spam. Tanto era spam anche proprio di quello pesante, no? Tipo indiano. cioè, con pochissimo budget mi sono fatto aiutare pure da qualcuno all'esterno, 10 euro con un miliardo di cose. E, dall'altra parte non è che c'ero solo io in competizione, c'erano altri SEO pure molto bravi. Però con quel contest abbiamo dimostrato che con lo spam la parola saliva, cioè è il sito, e in quel periodo Google, non c'era Panda, non c'erano questi, in quel periodo bastavano backlink anche negativi, per un mese, due, ci stavi dentro, poi magari venivi penalizzato. Realmente il mio sito non è stato penalizzato per almeno 6-7 mesi, e ancora oggi c'è traccia, però io poi ho levato perché per non farmi bruciare IP e cose varie, perché era su uno dei miei server tra l'altro, però perché stavo guardando anche altri parametri, ci serviva ad analizzare anche altri parametri, tipo dove è messa quella pagina, perché Google va a controllare l'IP della centrale dove andiamo a posizionare il nostro server, va a controllare non solo il mio IP, ma anche gli IP di contorno, cioè quello che c'è attorno a me, perché io posso avere più IP. Se è stato fatto spam attorno a quegli IP, forse è meglio che cambio hosting, cioè me ne vado... Sì, cambio completamente. Comunque, una cosa possiamo dire, che ancora per Google la strategia della keywords è importante. Ok, quindi è un fattore importante. La strategia SEO da... Allora cosa deve cambiare? La cosa che deve cambiare è costantemente la strategia SEO che noi adottiamo. Non basta che oggi faccio il sito, faccio un tipo di ottimizzazione, mi sono fatto dare i soldi dal cliente e domani cioè il cliente va bene per tutto l'anno. Cioè, se vedete quelle bandierine, ogni bandierina può essere un colpo di ascia al mio sito. Okay? Quindi erano tantissime, se io non ho il rapporto col cliente o sul mio sito stesso, un rapporto, un approccio tipo SEO costante, giorno dopo giorno, stando attenti a cosa dice Google, a cosa viene scoperto nei forum, no? Perché poi passiamo la maggior parte del tempo a leggere in giro anche tracce, no? Tipo Sherlock Holmes, a capire che cosa è successo, a guardare i diagrammi, a vedere Analytics, che oggi vado così e poi tutto in un tratto ho un gradino, che cosa è successo, me lo devo chiedere se la ricerca naturale ha un gradino, perché non si scende dalla ricerca naturale in maniera cioè perché sono entrati altri siti e io ho avuto un gradino, si scende perché ho avuto una penalizzazione, è successo qualche cosa, se no io prima sono in prima posizione, poi potrei essere in seconda, non passo in quinta posizione o in trentesima posizione che è una penalizzazione o in centesima posizione che è un'altra, cioè vado a capire quali problemi sono e magari mettendo delle ricerche. L'altra cosa che è importante oggi fare è che nella strategia devo andare a analizzare il contesto semantico. La terza cosa invece è il fattore umano. Contesto semantico e fattore umano alla fine fanno parte di uno stesso calderone. Cioè, là parliamo di parole, nell'altro parliamo di relazioni. Se ci sono delle persone che hanno fatto più uno, per Google ha un peso. Se ci sono delle persone che hanno fatto condivisione della pagina, ha un altro peso.
se io faccio il link, il backlink, quindi un link con parola chiave al mio sito, no, cioè è un po' più difficile creare profili e fare mi piace fraudolenti, cioè, e tra l'altro vengono controllati meglio da Google stando in casa, capito? Almeno poi può essere che domani ci sarà il problema e magari troveranno un'ulteriore bandierina di sistemazione, però quelli che sono la vecchia logica di spam e backlink piano piano sta avendo sempre un po' meno. Cioè si può salire anche con 10 link, va, con 10 backlink, va. Lui ha fatto una testimonianza, dice non abbiamo fatto attività di tipo naturale, perché Google non è che non li vuole i backlink, vuole, cioè, non li analizza completamente, vuole che siano fatti da siti che parlano del, cioè che hanno lo stesso valore nel contesto con me, la semantica, no? Li vuole che non siano fatti in maniera fraudoletta, ma siano tipo naturale. Quindi se io ho tutti i siti con la stessa parola chiave perché l'ho fatto con un sistema automatico, sì, non funziona. Se io sono il webmaster e in tutti i siti ci metto perché uso un search layout, cioè Google lo sa che quel sito è stato fatto dalla stessa persona perché usa la stessa struttura, usa la stessa. Quindi se vedo un link messo lì, perché legge l'HTML, quindi la struttura se lo va, lo riesce a capire al di fuori dei contenuti. Quindi se fa un confronto e tu, webmaster, usi gli altri siti per scrivere web design, per dire, sotto, non crescerai per web design, anche se hai 10, perché uno molto probabilmente ce l'hai nella stessa area di IP, perché usi stessi hosting, stesso server, stesse, no, non dico lo stesso IP, però c'è là vicino. L'altro perché il stessa frase, stessa posizione, cioè alla fine dice non è. Vabbè, cos'è la semantica? Un pochettino l'abbiamo inquadrata, dico, ce l'abbiamo in mente, quindi alla fine se qualcuno digita iPad, molto probabilmente vuole acquistare un tablet, no? E quindi tablet è una parola che potrei utilizzare nel mio contesto semantico. Può essere che ha bisogno di riparazione dell'iPad e quindi è un altro contesto, o vuole scaricare ad esempio delle app, dico, è un esempio banale, tanto per far capire che non è per forza iPad la mia. Un'altra cosa da valutare è che le persone ormai non cercano più solamente una parola chiave, ma ne cercano più parole chiavi, quindi sì, per questo per un fatto naturale, perché Google ci ha abituato a dire non scrivi la parola chiave qua, cerca, capito? E io siccome vedo che posso scrivere la mamma, la marmellata della mamma, e magari trovo risultati di marmellate fatte dalle mamme, ecco. E l'altra cosa, ciao. Perché avevo sporcato la maglietta. l'altra cosa è quella che abbiamo pure già visto, semantica anche geolocalizzata, quindi mettiamo insieme per dire iPad e la città, quindi lui sa dove è la città, sa dove sono io, mi fa vedere i siti che parlano di iPad attorno a me, e quindi se io voglio vendere, per dire, iPad agli americani, nella strategia marketing andrei a dire agli sviluppatori, guarda, possiamo mettere un sito in Italia e un altro hosting negli Stati Uniti, oppure ho un sito che vuole vendere turismo a Bari, il cliente lo vuole, come si dice, in due lingue, tedesco e italiano, la cosa più semplice è fare un sito, ci metto le bandierine, ho diviso i testi, ma no, un sito in due lingue. La cosa più estrema, ovviamente, è più costosa, prendere un hosting qua.it, un hosting geolocalizzato.de
in tedesco, quello lo riempio in tedesco, i due siti non ci mettono una bandierina uno di qua, uno di là, ci li lascio staccati, cioè Google deve pensare che sono cose di proprietà diverse, capito? Quindi il tedesco cercherà, non so come si dice in tedesco, bari, sì, capito? Lo cerca dalla Germania, quello è nei server attorno alla Germania, e quindi quando andiamo a prendere l'hosting non prendiamolo solo in termini di prezzo o di supporto che dà, ma anche di fisicità dove mettiamo i dati. Si diceva però che c'erano delle restrizioni tipo la Cina, che per avere un dominio.cn devi avere la partita IVA cinese. Sì, è come per il punto IT devi avere un codice fiscale italiano. Perché poi quelli, però io potrei prendere anche un punto com, potrei prendere anche un punto com e metterlo sul server in Germania, capito? E quindi ad esempio, e allora sono parzialmente, però poi che cosa devo fare? Devo fare in modo che i dati del WIS non ci sia scritto residente in Italia, cioè perché anche quei dati di registrazione, allora ho li maschero, quindi li metto in privacy, o li intesto a cioè, perché sono il numero di telefono, non devo andare a mettere poi la Google Map collegata a quel dominio, cioè, deve essere staccata, non la devo mettere fra la mia lista di preferiti, devo cercare di non entrarci sempre dal mio computer, specialmente all'inizio quando sono sempre io da solo. Ma cioè, anche sì, nel senso che se il sito che io realizzo, metto in un hosting, prendete quello che vi dico della parte SEO, quella che in All Graph magari un po' di verità c'è, prendetela come cose non vere, no? Così poi le cose vere le... no, perché alcune cose che vi dico fanno frutto della mia esperienza e non da fonte ufficiale, quindi io vi dico una cosa, un altro domani vi potrà dire un'altra cosa, può essere che la mia è la verità, può essere che la sua è la verità, perché alcune cose sono a margine. Però, dico, ascoltare un po' le idee di tutti è importante. Cioè, quando realizzi un sito, subito hai l'hosting, no? E cerchi di metterla. Allora, anticipiamo la cosa a Google subito, così mi inizia a indicizzare, perdiamo meno tempo, no? Metto l'IP, comincio a mettere la prima paginetta là dentro, tanto non li conosce nessuno, è dominio nuovo. Google, vado io su Google e gli segnalo già subito nella finestrella gli strumenti, anzi poi che faccio? Oh, siccome ho gestione clienti, Webmaster Tools, tutti i miei clienti, vado lì e così controllo subito il sito e me lo aggancio al mio Webmaster Tools. Cioè lui sa vita e morte e miracoli di me perché è il mio account, sa dove sono, cosa sono, sa che sono un webmaster perché l'ho messo là dentro. Poi altri aspetti, io ci metto subito Analytics così almeno comincio. Cioè ho dato strumenti a Google che io ho speso solo soldi inutili a prendere l'hosting in Germania, cioè. Capito? Cioè, allora se volete fare i tedeschi, fate i tedeschi, cioè, fate un profilo tedesco, cercate di fare un proxy geolocalizzato, cioè, fate il tedesco, o se no costruite il sito sul vostro server, lo piazzate lì, Analytics non lo mette tanto all'inizio, che vi serve sapere se avete una visa, 5 visa, fate passare un po' di mesi prima di avere la web analisi, cioè dite al cliente Analytics te lo consegno più avanti, perché cioè, date strumenti di per trovarvi. Io tipicamente noi facciamo così, quando abbiamo finito tutto, allora accendo Analytics, tendo a non fargli indicizzare contenuti parziali, perché magari poi il crawler passa chissà dopo quanto tempo. Tutto dipende dalla strategia del vostro progetto. Ecco, dalla strategia del vostro progetto. Cioè, io pure ci sono alcune cose, registro il dominio e già glielo comunico, metto la pagina perché mi devo. Cioè, dipende, la mia strategia è quella di dire guarda, comincia ad entrare, vedi che io sto aggiornando quella pagina. Ogni giorno all'inizio degli aggiornamenti sono perché fai modifiche, fai questo, quindi Google è contento, tanto con gli ultimi algoritmi Google lo fa, quando hai una cosa nuova perché valorizza le informazioni fresche e le porta in alto, appena ho una pagina nuova sono subito in prima posizione e poi piano piano comincia a scendere appena diventa, quindi magari fai forte un altro punto. Vabbè, sarà necessario quindi creare queste
andiamo a vedere come. Cioè, uno degli strumenti che si usava da tempo è quello, semplicemente facciamo una ricerca, andiamo, come abbiamo visto prima, a vedere la lista delle pagine, cioè della ricerca instant, cosa come mi dà come contestuale. Queste qua sono le parole chiavi che per iPad in questo momento, cioè in quella, quando ho fatto la screenshot, mi dava come le parole chiavi più cercate. Quindi chi cerca quello molto probabilmente completa, cioè non è un ordine alfabetico, quindi completa con iPad 3. Può essere nasce iPad 4, tutti cominciano iPad 3, anche se era il più coso, va indietro. Dico, questo è una cosa. Io prendo queste parole chiavi e me le trascrivo e comincio. Poi da queste parole chiavi posso partire per cercare altre parole chiavi e vedere se ritorno ad iPad o vado avanti nella mia griglia. Quindi, altro strumento, dico che magari adesso siamo quelli più grandi, quindi questi strumenti magari li conoscete, no? Vado a vedere il traffico di quella parola chiave, però con questo strumento riesco anche a avere suggerimenti e quindi al di fuori che vedo il termine traffico, la uso o non la uso, vado a vedere alcune corrispondono alla mia ricerca instant, altre no, perché vengono da strumenti diversi, no? Dall'area ricerca, e quindi alla fine ti mette a sinergia, raccogli i dati, è il momento di... Come cambiano i volumi delle parole chiave, questa è una cosa straordinaria. Io ogni volta faccio l'esempio panettone, per far vedere che ci sono i punti alti, nel mese di dicembre appunto. Ieri alla Dempfest di Roma, con questo strumento, hanno fatto vedere un esempio di analizzare delle previsioni. Questo è uno strumento principalmente che viene utilizzato anche come previsione per le azioni da fare in avanti, le epidemie, cioè... Se c'è tanta gente che sta cercando, come dicevano ieri, sta cercando questo tipo di medicine o questo tipo di rimedio perché ho la tosse e cosa, molto probabilmente c'è in un paese, con questo grafico, in questo periodo, c'è tanta gente che ha l'epidemia. Rispetto ai dati statistici dei medici che arrivano al Ministero, dicevano, un mese dopo, con questo strumento in maniera live, e non solo... Se queste cose sono state fatte anche in periodi precedenti, puoi vedere anche il ritmo di determinate raffreddori. Sarebbe interessante vedere la comparazione tra... E no, corrispondeva con quelli ministeriali. Sì, corrispondeva. Solamente che uno veniva prima come risultato e l'altro veniva quando l'epidemia era già passata. E quindi se a livello sanitario si voleva fare qualche cosa per avere un rimedio, già il raffreddore era finito, quindi era solo un dato di risultato. Altro strumento è strumenti che mette a disposizione AdWords, e quindi da lì, oltre a sapere quanta gente cerca quella parola chiave, AdWords ti suggerisce un contesto di parole chiavi vicine, a contorno, eppure questi qua sono dati che uno va a raccogliere. Ci sono tanti altri strumenti, io non li ho messi. Ci sono strumenti che analizzano, che so, Twitter, altri strumenti che analizzano i tag dei forum e di altre posti. Cioè, ne esistono parecchie. Tutte queste informazioni possono essere utilizzate per capire il contesto dove mi muovo. Una volta che ho capito il contesto, mi faccio una mappa, anche di priorità, e quindi cerco di disegnare quello che è il passaggio, anche perché qua vediamo che c'è un primo livello e anche un secondo livello, un terzo livello. Quindi un terzo livello devo capire quanto è lontano da me e quanto magari posso ottenere. A questo livello qua non è segnato perché è sintetizzato, io ci metto dei numerini che sono quantità di visite e così poi coloro la mia mappa semantica con delle gradazioni di colore per capire, perché qua sono poche, quando hai migliaia di parole chiavi che metti a sistema, usi qualche strumentino, qualche cosa in maniera tale che ti... come si chiama?
no, Bright, quello è gratuito per Mac, se l'ho installato. Sì, che in pratica fai colleghi parola con parola, cioè, che è una mappa mentale, va. Io coloro, man mano che li metto, per dire, se hai visite mensili da 1 a 100 con un colore, da 500 a 1000 un altro colore, così vedo che tutte quelle blu sono tutte quelle là che a basso volume di ricerca, tutte quelle rosse sono, quelle arancioni sono una via di mezzo. Quindi una cosa che magari certe volte faccio è prendo le parole chiavi che ho preso su AdWords, che sono quelle sponsorizzate, e cerco di mettere un segnalino sulle parole chiavi che ho preso da AdWords, che cui gente sta... perché se avete visto il diagramma di prima, dove c'era anche una barrettina che faceva vedere la concorrenza che sta utilizzando quella parola chiave, dentro AdWords ovviamente. E quello mi fa capire se c'è un interesse di altro business là. E allora che faccio? Decido, vado a contrastare là o mi inserisco verso un'altra strada? Se, perché poi questa mappa la vuoi utilizzare sia per SEO, ma sia anche per AdWords stesso, per capire quale parole chiave comprare. Vabbè, tutto questo, diciamo, è un patrimonio, perché è un vantaggio. C'è gente che paga questo ai SEO, fammi solo questo, e poi lo uso per la mia strategia commerciale. C'è chi fa questo come indagine di mercato, prima di creare un sito e-commerce. Cioè, dice, io penso di vendere iPad, vediamo che cosa c'è attorno all'iPad, quali altri prodotti, quali altre cose. Allora magari dice, prima li volevo vendere, invece decido di fare l'assistenza, per assurdo, no? Perché magari c'è più interesse nel fare l'assistenza, perché l'iPad lo vende solo l'App Store. Vabbè, oggi Google è rete sociale, cioè Google, il suo interesse per Google Plus è capire che cosa fanno le persone, il comportamento, ma non è la sua cosa di oggi, è quella dei pubblicitari di una volta, cioè della pubblicità tradizionale. Cioè io capisco come ti comporti tu e so che cosa ti posso vendere, oppure capisco che cosa stai comprando tu, come ti muovi tu, e ti suggerisco la vicino, la cosa. Quindi capire i nostri profili o i profili delle persone, e Google ha miliardi di informazioni grazie ai suoi database, grazie alla potenza dei suoi database, che riesce a contenere queste informazioni e metterle a sistema, perché una cosa dice li metto e ce l'ho tutti scritti a mano, una cosa è poi che riesco a cercare là dentro e a capirci. Il social gli interessa tantissimo, tant'è che ha fatto più operazioni, anche aborti, però adesso sta cercando in qualche modo di prendere. E quindi quello che è un po' il social search è un fattore importante. Questo qui è importante anche per noi, perché poi utenti, perché poi ci fa capire, ci dà dei suggerimenti. Cioè, io molte volte, no, perché Francesco, dico lui, perché alla fine noi ci facciamo più uno, cose, no? Cioè, abbiamo una rete, senza che, anche di premialità. No, nel senso, è una premialità magari eccessiva, no? Di troppa amicizia. Però questa cosa qui mi permette che quando io cerco qualcosa su Google, un'informazione X, sulla ricerca naturale, Google ti mette in evidenza quello che i tuoi amici, il tuo contesto sociale, ha visto per quella parola chiave, dove c'è stata una relazione, capito? Ma addirittura che ti mette la faccina pure, se lui aveva un profilo Google Plus, cioè... E quindi io sono portato a cliccare istintivamente a una cosa che lui mi aveva messo più uno, che aveva suggerito. Quindi il suggerimento non è come dentro Facebook, per dire, tanto per avere un contesto chiuso interno, come dentro Facebook io faccio like se uno va a controllare chi è la lista dei miei amici che hanno fatto like, lo vado, perché anche Facebook adesso si sta muovendo su cose... un po' fuori da questo contesto, però non devo andare a controllare io, cioè io cerco una cosa che non c'entra niente con Francesco,
e Francesco è il testimonial di quella cosa. E quindi questo non avviene solamente, Google non guarda solamente Google Plus, ma ha informazioni tramite dati che prende pubblici, tramite riconoscimento. Cioè, io sono su Facebook, no? Però sono il profilo aperto, cioè non ce l'ho chiuso tutto con la privacy, dove devi essere mio amico per leggere le cose. Alcune informazioni vanno nella ricerca pubblica. Cioè, Google non è che prende i dati, spero di no, cioè, direttamente con una connessione al database di Facebook. Li prende in maniera strutturata. Spero, no, dico, li prende in maniera, è HTML, si legge i diversi pezzettini e capisce che Facebook scrive il nome della persona sempre in quel tag HTML. Cioè, quindi alcuni dati se li struttura, quindi non li fanno in maniera banale, lettura, parole chiave dentro, cioè ormai... vabbè, poi ci sono tutte queste cose che ci fanno capire del social che interessa a Google e del social che gira attorno a noi, attorno al nostro cerchio, anche da alcuni brevetti che Google ha depositato e quindi dice, è l'interesse, io sto facendo degli studi, ho dei brevetti dentro, cioè vuol dire che sono interessato, e se alcune di queste cose vanno verso, mi creano una tendenza, no? Allora, le persone vogliono comprare l'iPad, no? E quindi vuol dire che deposito il brevetto, se no, se nessuno li vuole, cioè, lo posso tenere anche nel cassetto, non interessa a nessuno. Comunque, ci sono dei brevetti che dicono di preciso determinate cose, e quindi si evince. Qual è? Ah, l'immagine? No, vabbè, non sapevo, regole, in termini di regole. Non sapevo che mettere, ho trovato questa cosa. Cercavo un'icona per i brevetti, però non l'ho trovata subito, ho trovato questa cosa. Era sì, era all'interno di una pagina di brevetti, però... Cioè, non c'entra con Google, è solo per i brevetti. Un'altra cosa importante che Google cioè, ha come centro oggi la persona all'interno dei suoi dati, risultati, è anche che ci chiede dei suggerimenti, cioè in maniera esplicita, dice non mi lasciate interpretare che quel testo l'hai scritto tu, perché non me lo dici? Perché io in questo modo capisco che tu sei bravo nelle Google Maps. Facciamo un'altra, tipo Francesco, facciamo un'altra citazione, lo sapevo io, no? Che tu, è che io non li capito queste magliette. cioè, dà degli strumenti in maniera tale di farmi riconoscere, questo ad esempio è un esempio di un tag, che è il tag autore, importante, specialmente se voi fate contenuti. O siete magari, volete essere specialisti di un settore, allora il vostro blog andateci a mettere questo rel author, collegatelo, non ho messo la procedura perché basta cercare rel author e trovate mare di informazione su come collegare la vostra page, vostra pagina su Google Plus alla cosa, quindi il vostro profilo. Però questo vi permette che se cercate un'informazione che riguarda, oppure anche sul sito stesso, sulla ricerca, vi spunta l'iconcina pure della fotografia. La fotografia è quella di Google Plus, se io la cambio lì, il contenuto è quello di un blog mio, che è fidacaro.com, che non uso, quindi non andate a cercarlo. Mi è servito solo per l'email salvino@fidacaro.com, questa è la mia, il mio indirizzo. E là ogni tanto ci scrivo delle cose, no spazzatura, cioè delle cose che vanno anche al di fuori del mio, non cose personali, cose che vanno al di fuori anche della mia strategia marketing sul web. Altre informazioni basta cercarle su YouTube e li trovate dove ci sono. Però questo Google attorno all'autore, a questa informazione, valorizza
tutto quello che scrive quell'autore. E quell'autore può spingere un'informazione abbastanza più velocemente in base al punteggio che Google assegna all'autore. Quindi ci sono autori che sono più autorevoli rispetto ad altri sullo stesso argomento. Ecco, quindi è un modo per Google per dire quello è più autorevole. Poi qua ci può costruire un'altra lezione tutta sull'autorevolezza dell'autore. Altre informazioni, cioè informazioni, questo fa parte questo tag da tutti quelli che sono un po' queste altre informazioni che Google ci dice potete mettere nei vostri siti al di fuori dei metadati, parole chiavi o meta description, meta title, dico cioè fammi capire o dammi dati che io posso poi rielaborare e posso anche andare a mettere in Knoll Graph, perché tutto è collegato, non è, ricordatevi le stelline dell'hotel, no? Ricordate, ecco, quelle cose lì, ecco, le rivediamo in questi microdati che noi forniamo direttamente alla pagina, anche se non siamo Wikipedia che ha fatto l'accordo con Google, possiamo dire a Google, guarda, io ho un sito di ristoranti in cui faccio le recensioni e quindi ho un punteggio, do un valore da 1 a 5 e questo è il punteggio di quel ristorante sul mio sito. Le pagine delle mie pagine del mio sito che vanno a finire su Google saranno messe in evidenza rispetto agli altri risultati, anche se stanno in fondo alla pagina, perché il loro post era quello, perché ho le iconcine gialle, quindi è un modo anche per fare marketing. Rispetto agli altri, un'iconcina gialla attira subito l'attenzione rispetto al testo. Oppure l'immagine della ricetta, no? Attira subito. Queste informazioni sono anche collegate ai dati di geolocalizzazione, qua, quindi ci sono di diverso tipo. O Google mi mette adesso a disposizione dentro Webmaster Tools degli strumenti per testare i miei microdati, quindi posso vedere subito, anche se ancora Google non li ha messe dentro la ricerca, quindi non le ha assorbite, immediatamente se le ho scritti giusti, se le ho fatti bene, e dà tutte le informazioni su come andarli a caricare. Questo per chi ha un sito e vuole spingere, specialmente se ha un portale, ecco, o se ha un blog, può mettere la propria, come ho fatto io. Questo è un elenco di tipologie diverse, di struttura di dati che Google sta prendendo. Che so, se prendete musica e il vostro sito ha il microdato per i DVD, ad esempio, perché ha una classifica di DVD, oggi Google ha fatto l'accordo con Wikimedia, come si chiama? Me lo scordo sempre questo, domani chi lo sa se prende anche le informazioni dal mio sito e li mette là dentro, capito? Perché ha ritenuto il mio sito autorevole, la struttura dati di lettura io già ce l'ho, perché anche con Wikipedia va a prendere questo tipo di informazioni là, quindi posso ipotizzare che una cosa veloce da provare sono i temi caldi di Google, questo tanto per essere leggeri. Se pensate in qualche modo, può essere un canale pubblicitario gratuito, se devo lanciare qualche cosa per dire per il vostro progetto, strutturate un post. Ovviamente va fatto, riesce meglio se lo faccio io per dire. No, se lo faccio io, se lo fa uno che... cioè scherzo, se lo fai uno che ha un po' autorevolezza su quell'argomento e ha un contorno di visibilità ampio, cioè di relazioni, di solito funziona con contenuti tipo immagini e non solo testo scritto, metti immagine, struttura in maniera tale che recuperi anche dei link, quindi ci metti il testo là dentro, invita una quindicina, una ventina di persone attorno a te a fare like, condivisione e cose in un tempo relativamente stretto. Una volta lo facevamo quando è nato, poi ora hanno cambiato, io un po' che non ci lavoro su questa cosa,
Però una volta facevamo così, ci alzavamo presto la mattina, almeno in Italia, cioè in maniera che tale alle 8, 8 e mezza usciva il post e restavamo nei temi caldi per tutta la giornata. Restare nei temi caldi significa che Google sono contenuti che Google mischia con i contenuti di amici, non miei, di ognuno delle diverse cerche, quindi è come se una pubblicità gratuita mischiata lì. E se sei nei temi caldi, sei nei temi caldi per tutta l'Italia, quindi non per una parola chiave. Adesso non so se questo è cambiato, perché non ho avuto tempo per ora di approfondire, perché adesso hanno fatto parecchi aggiornamenti al Google Plus e quindi può essere hanno cambiato qualche cosa. Però dico è l'occasione per... hanno infatti un alto potere di visibilità. Ovviamente le condivisioni devono essere maggiori ai più uno, perché hanno un peso maggiore come valore. Ho fatto dei test durante una partita di calcio, un po' di... sempre stiamo parlando tipo 5-6 mesi fa, era una partita dell'Italia. Allora io mi sono preparato il contenuto, immagine, fotografia, cioè proprio con i due login dei due simboli Italia, non mi ricordo che cos'era, Italia e Germania, comunque una di queste amichevoli addirittura. Quindi un evento seguito online, no? Un evento seguito in televisione, cioè quindi dove c'è, e dall'altra parte un evento che mentre tu guardi puoi fare qualche altra cosa, tipo hai il computer e sfogli o condividi con gli amici. Allora, che cosa ho fatto io? Mi sono creato tutto il materiale che mi serviva. Pochi minuti prima che iniziava la partita, cioè proprio quasi in corrispondenza della partita, lancio il post come profilo, non lo fate come pagina, se avete delle pagine business, no? Non lo fate, prima funzionava pure con le pagine business, adesso molto meno, non è che non sono community o pagine che hanno un alto livello di persone, fatelo col vostro profilo personale. Ho lanciato il post, quindi non l'ho fatto di mattina, l'ho fatto, era di sera, quindi le 8:30, così, giù di lì. Ho lanciato il post, ho invitato in chat sia di Facebook che di con Google, un po' di amici che sapevo che erano online in quel momento, gli ho dato il link al post, se non lo sapete si prende dalla data, basta che scrivete, cioè se cliccate sulla data del post, vi si apre il link, perché se cliccate sul titolo non succede niente, se cliccate sulla data, sempre ripeto, non so nell'ultimo template che è uscito da poco se hanno mantenuto questa. Cliccando sulla data si apre il post come se è una pagina singola, quindi, e avete tutto l'URL là, quindi potete anche utilizzarlo per diffonderlo. L'ho dato in chat, ho detto, ciao Francesco, mi puoi mettere... No, un altro Francesco, non sei sempre tu. Mi puoi mettere mi piaci e scrivi qualche cosa? Sto facendo un esperimento, no? Sto cercando di... con gente che comunque conosco, che so che usano Google Plus e così. Nel frattempo ho iniziato a commentare l'inizio della partita, quindi non ho accumulato solo più uno e cose e condivisioni che stavano facendo gli altri, io ho iniziato a scrivere, quindi anche quello punteggia. Qualcun altro gli ho detto mi commenti pure tu la cosa, quindi uno era qua, uno era a Milano, l'altro era qui in Italia, qualcuno era anche all'estero, no? Quindi chi trovavo nella chat in maniera libera. Dopo una decina di minuti quel post era diventato tema caldo, appena ha fatto il salto di livello tema caldo, argomento interessante, gente, i tifosi, no? Quindi hanno cominciato a commentare e hanno cominciato a condividere, a fare più uno. Una volta che era lì, cioè è partito da solo, cioè non ho dovuto dire agli altri andate a controllare i temi caldi, vedete quasi sempre le stesse persone. Cioè, comunque li trovate, che so, Bastardi Dentro, cioè ce ne sono tanti di questi portali che pubblicano fotografie, perché acquisiscono un sacco di... io là dentro avevo messo un link verso GoWay. Ho preso pure visite verso il sito, perché poi c'è sempre il curioso. Dico, era fuori contesto. Però se è una cosa contestualizzata, l'ho fatto per...
per Benigni, per il Dante a Firenze, là, quello spettacolo che, là invece era contestualizzata alle inserzioni che mettevo io degli hotel di Firenze. Quindi c'è cioè, uno strumento che non è che non c'è nessuno dentro, cioè, se, certo non è Facebook ancora oggi, però delle visite ce l'ha. Tra l'altro nei cellulari, se hai Android, dico, ci fai. Se c'è qualche altra domanda, per ora questo qua bene o male ho finito. Se c'è qualche cosa che vi può interessare, magari nello specifico, per ora si parla tanto, ad esempio, pure di local marketing. Cioè, l'ho spiegato un po' all'inizio. Il local marketing per Google è una strategia, ma è una strategia di business, perché siccome l'e-commerce è così, è la produzione interna lorda offline, è così, per Google o per qualsiasi azienda, qual è la zona più significativa di andare a vendere qualcosa a un imprenditore? Qua ci fa molti più soldi che qua. Allora, marketing geolocalizzato, tua officina meccanica che non avrai mai un sito e-commerce, non avrai mai il profilo, io ti faccio la pagina business, ti puoi sponsorizzare AdWords geolocalizzato solo 5 km attorno a te, uno passa con la macchina o perché sta guardando Street View o perché sta cercando un meccanico che è rimasto a piedi, trova a te. Pubblicità un po' diversa, ci clicco direttamente, non vado sul sito perché questo non c'è neanche il sito, ma ci clicco e parte una chiamata, una telefonata. Cioè, quella è marketing, local marketing. Sul local marketing, secondo me, Google ci ha visto un grosso business ed è dove, però su questo magari può dare qualche informazione di più Francesco, che ha il PIN disegnato. No, lo so. Allora, io ho il mio bagaglio, sono rimasto. Due cose e l'ultima pezzolina. Niente domande difficili, perché al contrario, questo è di penalizzazione. Io volevo sapere se avevi parlato delle site, no? No, credo di no. No. Ma te non te lo do perché tu ce l'hai. O non ce l'hai? No, forse a te non te l'hanno mandato. No, non l'hanno mandato. Vabbè, ma la maglietta, no. Diamola a loro. No, ancora, cioè. Per curiosità te lo do. No. E l'altro lo lancio là sotto. Questo chi è? Lo viene a ritirare, non si può lanciare. Va bene, comunque, io sono presto in ogni caso a vostra disposizione, quando volete dico, potete anche scrivermi, mi beccate facilmente. Magari la risposta non è immediata, perché magari in quel momento sono impegnato, però insistete più volte, non mi disturbate. Adesso la mia lezione da Oda Bari per accubare Open Business Cup su strumenti Google per gli Open Data Streaming, indirizzo tweet. Così siete tutti citati, eccitati. Tweet inviato. Ok, allora vi ringrazio per avermi invitato. Io sono Francesco Passantino, eccomi qua. Trovate tutti i miei contatti a quell'indirizzo, LinkedIn, Facebook, Twitter. Siete miei amici. Dal 90 sono un ricercatore, un consulente e un formatore nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ho lavorato per tantissimi enti e imprese, ho fondato 6 startup la settima qualche settimana fa, andando in giro su un autobus per tutta l'Italia. Siamo arrivati in finale al Pioneers Festival a Vienna, è stata una cosa abbastanza emozionante. FeedBage, ci occupiamo di realizzare uno strumento a supporto dei processi formativi, è una bella idea che stiamo portando avanti con i nostri compari startuppari che ho incontrato casualmente, però con i quali ci siamo trovati subito d'accordo. Ho fondato il Google Developer Group di Palermo 4 anni fa, è una bellissima esperienza, abbiamo realizzato fino ad ora più di 30 eventi, siamo stati praticamente i primi a partire in Italia con i Google Developer Group.
Faccio il digital strategist, che è una parolaccia per dire che aiuto le imprese a sviluppare le loro strategie online, e per ora sto organizzando la Palermo Startup Weekend. Di che cosa parleremo oggi? Di tutta una serie di strumenti che Google mette a disposizione per lavorare con flussi di dati. Dunque, alcuni sono indicati lì, OpenRefine, di cui avete già sentito parlare, Google Public Data Explorer e Google Fusion Table. Anzi, per essere precisi, questa slide è sbagliata, perché parlerò di Fusion Table per secondo, ecco, e di Public Data Explorer per terzo. Ecco, l'ho corretta subito. Ecco qua. Dunque, poi concluderò il racconto illustrandovi che cosa abbiamo fatto per la strategia Open Data all'interno del Comune di Palermo. All'interno del Comune di Palermo abbiamo realizzato delle linee guida per lo sviluppo degli Open Data insieme ad altre persone, e vi racconteremo come ci siamo mossi, quali dataset abbiamo utilizzato, come abbiamo identificato i metadati e così via. Dunque, iniziamo. Iniziamo da OpenRefine. Dunque, voi due l'avete già visto, perciò sapete come si installa e così via, però insomma lo racconto. Poi avete le slide, non ti preoccupare, devi scattare tutte le fotografie ad ogni diapositiva. Alla fine della lezione mettiamo le slide dove avrete tutti i link e tutti i riferimenti. Okay? Dunque, OpenRefine, guardiamo subito il sito web. OpenRefine fino a ottobre dell'anno scorso si chiamava Google Refine ed è uno strumento che ha realizzato Google per il pre-trattamento dei dati. Generalmente quando si ha a che fare con dati di cui non è certa la provenienza oppure devono essere in qualche modo elaborati, occorre appunto metterci mano per sistemarli, normalizzarli, renderli simili per informazioni, oppure diciamo amplificarli, cioè aggiungere una serie di notizie e di informazioni per renderli più fruibili. Il caso comune è quello, ad esempio, abbiamo gli indirizzi di qualche cosa, gli indirizzi fisici, di una farmacia, di un monumento, di qualsiasi altra cosa, e in realtà ci servirebbero le coordinate, la latitudine e la longitudine. Dunque, con OpenRefine, che adesso è diventato un prodotto open source, è possibile aggiungere ulteriori informazioni a questo set di dati. Oppure, ad esempio, abbiamo un'informazione e vogliamo un indirizzo web e vogliamo estrapolare da quell'indirizzo un'altra informazione, ad esempio il contenuto della pagina HTML disponibile all'interno di quell'indirizzo. Con OpenRefine si possono fare operazioni di questo tipo, oppure ad esempio di normalizzazione dei dati. Andando sul sito openrefine.org è possibile scaricare l'applicativo, dunque cliccando su download potete scaricare le varie versioni per le varie piattaforme, per Windows, per Mac e per Linux. Andando su Documentation potete consultare il wiki che vi illustra tutte le informazioni su come si utilizza OpenRefine. È stato pubblicato anche un libro, Using OpenRefine the Book, che occorre comprare, non ho trovato la versione PDF a umma da nessuna parte. Andando sul sito openrefine.org è possibile consultare una serie di video, ci sono tre video esplicativi che raccontano come funziona OpenRefine nel dettaglio. Io non saprei raccontare meglio di questi video a che cosa serve OpenRefine, e adesso su tre me ne farò vedere due e ve li commenterò. Prima invece vi faccio vedere come si installa OpenRefine. Sostanzialmente, nel momento in cui scaricate OpenRefine, che è successo? Ok. Nel momento in cui scaricate OpenRefine, avete a disposizione uno zip. È quello lì evidenziato da quella parte, Google Refine 2.5. Se ci entro dentro, chi di voi conosce questo strumento? Si chiama Total Commander. Lo uso da sempre, ne ho pure comprato la licenza. È favoloso per chi lavora in ambiente Windows. Ecco, come vedete, quello lì è il contenuto del file zip. Non si deve fare altro che decomprimere su una cartella e poi
lanciare. Dunque, basta decomprimere il contenuto del file zip che avete scaricato dal sito openrefine.org e lanciare l'eseguibile googlerefine.exe. Parte un applicativo Java che aprirà un browser all'interno del quale, in una finestra del browser, ci sarà il nostro strumento OpenRefine. Attendiamo il lancio. Lui si collega all'indirizzo 127.0.0.1.2.33.33 e parte Google Refine con progetti che si possono aprire, progetti che si possono importare, progetti che si possono creare. Prima di continuare su questo punto, vi faccio vedere e vi commento questi due brevi video. Numero 1. Cosa? No, non mi funziona, te lo dicevo, non mi funziona il... Ah, quello lì è il microfono, ok. Allora. Via. Allora. Facciamo una breve introduzione per dire che spesso occorre importare dei dati da fonti che sono pubbliche. Per esempio, in questo caso, la colonna tipi di contratto esprime lo stesso concetto scritto in modi differenti. In alcuni casi c'è scritto T ed M, in altri casi c'è scritto time and material. Dunque, grazie a... forse conviene abbassare un po' il volume di questo. Ecco. Come vedete, si fa partire, crea, importa un file che si era scaricato dal web, si importano i dati e sulla colonna type of contract, facet, text facet, e si dice che si vanno a cercare tutti i valori disponibili all'interno di quella colonna, si prendono tutti i tipi disponibili, come vedete FFP per esempio in questo caso è quello che ha più presenze, 512 presenze, 512 record su 5200, gli altri si modificano. Come vedete, per esempio, c'è lo spazio, si toglie, applica, e in questo modo sono diventati 513. E anche quello lì, c'ha due spazi, si tolgono, applica, e in questo modo, come vedete, è possibile pulire velocemente un dataset per i training space. Però c'è una, come vedete, una opzione, trim leading and trailing white space, che automaticamente va a fare questo tipo di pulizia. Perciò tutti gli spazi iniziali e finali di una colonna vengono automaticamente puliti. Invece ce n'era uno dove c'era scritto FFP per esteso, l'ha modificato, l'ha fatto diventare FFP e lui automaticamente l'ha corretto. In questo caso TE ed M l'ha modificato in M Material. Dunque, record che hanno modi diversi di esprimere la stessa cosa possono essere corretti facilmente grazie a Google Refine. Tutti questi tre, per esempio, possono essere editati, sono scritti uno col trattino, uno senza trattino, uno in abbreviato, si possono anche clusterizzare. Lui può capire che modi diversi di dire la stessa cosa sono abbastanza simili e ti propone di clusterizzarli da solo in maniera del tutto automatica. E tu anche gli puoi dire, ecco, come vedete lui dice, posso crearti tutti questi cluster, tu decidi quali sono quelli corretti basati sulla sua analisi intellettiva e cliccare su merge, selected e close. E in questo modo lui va a fare la correzione automaticamente. E come vedete ho fatto il mass edit di 2350 celle nella colonna tipi di contratto.
Immaginate quanto vi costava andare a modificare 2350 cellule contemporaneamente. Vi farò vedere questo video, poi faremo un'esercitazione, vi farò vedere manualmente come fare questa cosa. Si può andare avanti e indietro, logicamente si possono correggere gli errori. Ecco, si può ritornare indietro. Questo è l'undo redo. Questo è un modo adesso. Guardate che potenza. Lui va ad analizzare una colonna numerica e ci permette di filtrare i valori numerici di quel record basandosi su una finestra, ad esempio. Di che cosa ci accorgiamo in questo caso? Che probabilmente in questa colonna i valori numerici sono stati espressi su scale differenti. Ad esempio, potevano essere migliaia o milioni di una qualche unità. Facendo il logaritmo di questa colonna, noi andiamo ad osservare la distribuzione dei valori all'interno di questa colonna e ci accorgiamo che ci saranno una serie di colonne che danno come valore 0. Dunque sono degli errori che in qualche caso devono essere corretti. E grazie a quella finestrella noi possiamo filtrare i valori, come vedete, e fare in modo che ci appaiano nella finestra corrispondente soltanto i record che corrispondono ai valori all'interno della finestra. Dunque, per esempio, qui può dire se i contratti sono basati in base ad una data differente, probabilmente l'unità di misura poteva essere diversa. E allora si possono andare a fare delle correzioni identificando il range basandosi sui valori presenti sulla colonna totale valore del contratto. Attendiamo che finisce il video e vi faccio vedere un esempio. Ha finito praticamente. Va bene, ha finito. Allora, abbiamo visto il primo esempio. Ok. Abbiamo visto questo primo esempio che fa capire... Spento? No. Uguale. Ok. Vi dicevo, abbiamo visto il primo esempio dunque. Abbiamo visto che Google Refine può importare un flusso di dati, CSV, TSV, qualsiasi cosa sia, e andare a fare delle analisi per colonna, identificare quali sono i valori che sono stati scritti male, T ed M, Time and Material, selezionarli e modificarli. Questo tipo di operazione, generalmente, di normalizzazione dei dati, poteva essere fatto con un foglio elettronico o con un database, andando a individuare ogni singolo record e andandolo a correggere, e ci chiedeva ogni volta un sacco di tempo per fare un'elaborazione di questo tipo. Invece, grazie a Google Refine, l'operazione è molto più semplice e veloce. Allora, guardiamo il secondo video e poi passiamo alle esercitazioni. Questo qui. In questo caso vedremo come vengono effettuate delle operazioni di trasformazioni sui dati. Ad esempio, lui va a recuperare da questo archivio sulla Wikipedia la lista dei migliori attori per film indiani. In questo caso si vede che lo sviluppatore di questo progetto era un indiano. Ha copiato il contenuto della Wikipedia e l'ha salvato. Siccome ha un formato particolare Wikipedia,
ha copiato e l'ha incollato in un file di testo. Crea il progetto. Ecco qua. Qui c'è la lista dei dati. E come vedete, noi gli possiamo dire: escludi da questa lista, salve, escludi da questa lista tutti i record che iniziano con 3 simboli di uguale, perché noi non vogliamo importare record di questo tipo. Dunque gli possiamo dire edit row, remove all matching row. Dunque, come vedete, con il filtro abbiamo identificato i record che non ci servivano, con 3 simboli di uguale, e con elimina le colonne, le righe corrispondenti, le abbiamo eliminate. Adesso possiamo continuare con l'elaborazione attraverso un altro tipo di analisi. Allora, guardate, in alcuni casi, per esempio, veniva presentato in alcuni anni il nome della persona che aveva vinto l'Oscar e i nomi delle persone che erano state semplicemente nominate. Dunque noi possiamo operare una trasformazione sul dato creando una colonna custom basato sul testo della colonna precedente, dove gli andiamo a dire: fai il replace dei 3 apici con niente. Questo linguaggio speciale si chiama GREL, Google Refine, mi dimentico che cos'è sempre, language. Dunque, in questo modo siamo andati a pulire la colonna. Adesso facciamo l'esempio. Crea una nuova colonna basata su questa colonna, value, tutti quelli che cominciano per 2 asterischi, tutti quelli che non cominciano per 2 asterischi, is winner, crea, ok, e come vedete lui scrive vero o falso. Dunque, tutti quelli che non cominciano per asterisco è una espressione booleana e lui ha scritto vero o falso automaticamente. Oppure value 1,5 significa estrai i primi 5 caratteri e lui ha estratto l'anno in cui sono stati vincenti o non vincenti di un Oscar. Selezionando falso, cioè tutti quelli che non sono stati vincitori dell'Oscar, noi possiamo andargli a dire: trasforma queste celle andando ad aggiungere, ha rimosso lo spazio. La cosa straordinaria, per esempio, in questo caso, è che, come vedete, nella colonna anno mancano gli anni in alcune e c'è l'opzione fill down che ha riempito i buchi vuoti. Quante volte vi è capitato nell'analisi, nella correzione dei dati, ripulizia dei dati, che mancavano delle celle, però il valore era uguale a quello di sopra? Con l'opzione fill down lui ha riempito gli spazi vuoti basandosi sul primo valore che trovava sopra. La separazione delle colonne è un'operazione classica che avete per esempio fatto su Excel e qui è stata semplice, il separatore era la parola as, ecco qui. E dunque in questo modo abbiamo scritto quale attore con quale film, interpretando quale personaggio, semplicemente identificando qual è il separatore di colonna. Modifica la colonna e vai a rimuovere per esempio le parentesi. Se la colonna is winner, il valore, se il valore è vero, allora aggiunge alla stringa la parola winner. Ok? E come vedete ha aggiunto lì, nella prima colonna, actress, la parola winner tra parentesi, basandosi sul risultato dell'ultima colonna, is winner. Dunque, come vedete, il GREL è molto potente.
alla fine l'export che fa può essere elaborato sotto forma di template. Lui di solito ha un template tipo JSON, che in qualsiasi caso si può modificare, possiamo inventare dei template noi. In questo momento lui sta inventando un template che è il template standard per importare una tabella all'interno di Wikipedia, ed è basato in quel modo. Punto esclamativo, spazio, nome della colonna, sotto va a scrivere i valori, e dunque praticamente con questo esempio ci sta facendo vedere come da una tabella di partenza che si trova all'interno di OpenRefine, lui sta progettando un template per esportare una tabella che possa essere importata all'interno di Wikipedia. Alla fine lui elabora il risultato, il prefisso, cosa ci deve stare sulle righe, quali sono i separatori di riga, qual è alla fine, lo copia, lo incolla qui, salva, e come vedete ha trasformato in una tabella per la Wikipedia, ordinata, attrice, film, personaggio interpretato, anno e così via. E la cosa bella che dimostra adesso è, dato che l'ha fatto per le attrici, può fare la stessa cosa per gli attori, copiando, salvando su un file e facendogli ripetere automaticamente tutte le operazioni che ha fatto, come se fossero state registrate. Lui gli dice, fai il redo di tutto, ha estratto l'operazione dal progetto precedente e le salva in un JSON, lo copia, va su attori, undo redo, applica, incolla il JSON delle operazioni che ha fatto sulle attrici e lo applica agli attori, e in questo modo ottiene lo stesso risultato per gli attori. Dunque, se dovete operare su più file simili, dove dovete fare a tutti le stesse operazioni, quello che potete fare è applicare le trasformazioni ad un file solo, registrare le attività che avete fatto e poi applicarle a tutti i file su cui volete fare questo tipo di operazioni. Non so chi di voi, per esempio, ha lavorato mai sulle macro di Excel. È praticamente la stessa cosa. Con Excel noi registravamo una macro dove eseguivamo una serie di operazioni e poi applicavamo quella macro a tutti i file a cui volevamo applicare quella macro. E dunque con Refine si può fare la stessa cosa registrando le operazioni. Adesso vi faccio vedere due applicazioni di Refine. Allora, sulla slide voi trovate gli indirizzi dei tre video YouTube, ve ne faccio vedere soltanto due, vi ho fatto vedere il primo e il secondo, esplora i dati, pulisci i dati. Il terzo video, Reconcile and Match, permetterebbe, cioè dimostra che è possibile prelevare informazioni da fonti esterne di dati, collegarle e poi riesportarle. Lui fa l'esempio con un progetto di Google che si chiama Freebase, dove sono memorizzate delle tabelle pubbliche. Immaginate la lista delle città italiane con il numero di abitanti, i chilometri quadrati e i dati dell'ultimo censimento, immaginate. Con OpenRefine si può importare questa tabella, aggiungere una colonna e riesportarla a questo database che si chiama Freebase. È un database pubblico a cui tutti possono consegnare gruppi di dati. Perciò voi potreste mettere in collegamento una vostra tabella locale con una tabella che sta in remoto, fare matchare il record e poi riesportarla in remoto. Con Google Refine questa cosa è possibile ed è raccontata nel terzo video, che in questo caso non vi faccio vedere. Passiamo invece a due esercitazioni che faremo adesso in classe. Una è quella di geocoding, cioè dato un set di indirizzi, lui me li convertirà in coordinate, e questo è un esempio classico che viene utilizzato spesso. Avete già fatto qualcosa del genere all'interno di questo laboratorio? Convertire indirizzi in coordinate? No? E un altro esempio che vedremo è recuperare URL da un web service. Mi passi una sedia così mi seguo, mi viene più facile.
Grazie. Allora, ci sono gli indirizzi degli esercizi in modo che si possono recuperare le istruzioni passo passo. Ecco qua. Per eseguire questo tipo di attività faremo uso del Google Geocoding Service. Voi conoscete questo servizio? Il Google Geocoding Service è praticamente un servizio che si trova alla base di Google Maps. È concesso in licenza gratuita fino a un massimo di 2500 interrogazioni al giorno. Dunque voi potete chiedere a Google di farvi a voi da questo indirizzo IP la geocodifica di un massimo di 2500 indirizzi al giorno. Dunque, database delle farmacie di Bari, sicuramente sono meno di 2500 e dunque ve la sbrigate in pochi minuti. Database di tutti gli indirizzi degli elettori della provincia, sicuramente saranno più di 2500, occorre adottare una strategia per fargliene fare una porzione alla volta, a meno che non comprate una licenza per l'utilizzo di questa Application Program Interface e in questo modo non avete limiti di tempo. Allora, come fare? Sostanzialmente, c'è già un progetto, per esempio, lo apriamo. Sono già risolti, lo cancello le colonne così lo rifacciamo da capo. Rimuovi questa colonna. Allora, abbiamo due indirizzi. Questi indirizzi possono essere presi da un file di testo, un file Excel, un file CSV, da dove volete voi. Può essere un database che contiene degli indirizzi. Noi su questo indirizzo vogliamo applicare una operazione di geocodifica. Per applicare l'operazione di geocodifica, quello che dovremo fare è questo. Cliccare sulla colonna e scegliere modifica la colonna, aggiungi una colonna facendo il fetching dell'URL e aggiungendo questa espressione. Dunque, colonna, aggiungi una colonna facendo il fetching di una URL, qui incollare scusatemi, la virgoletta ci voleva, ecco qui. Dunque, come vedete, io gli dico elabora, aggiungi una nuova colonna a questa tabella fatta, scritta in questo modo: http://maps.google.com maps api geocode json, cioè restituiscimi i risultati di questa interrogazione in formato json, e l'indirizzo fisico è escape, cioè fai un escape dei caratteri, perché ci potrebbe essere caratteri accentati, due punti, slash, vengono fatti in escape in modo che possono essere passati ad una URL, della URL. Dunque lui mi creerà una colonna all'interno della quale ci saranno questi dati che già lui mi ha fatto vedere in preview. Clicco su OK. Devo inserire il nome di una colonna, perciò questo per cui lo chiamo fetch URL, ad esempio, e qui è indicato il tempo in millisecondi che deve intercorrere tra una interrogazione ed un'altra al server di Google. Se la faccio troppo lungo, cioè scusatemi, se lo faccio troppo corto, Google potrebbe arrabbiarsi e potrebbe impedirmi la conversione geografica. Dunque gli dico, per esempio, 2000 va bene, lui suggerisce addirittura di farlo ad un valore più basso.
lui suggeriva di farlo ad un valore più basso che non ricordo quale doveva essere. Comunque, lasciamogli quello. Clicchiamo su OK. Come vedete, lui qui sta facendo il lavoro. 5.000 millisecondi sono tanti. 50%, sono soltanto due indirizzi. Ecco qua. E come vedete, ha, basandosi sulla colonna con l'indirizzo, estratto un flusso JSON che contiene tutte le informazioni che gli ha restituito l'API di Google, che contengono, come vedete, io gli ho detto soltanto indirizzo, numero civico, codice di postale, città. Lui, sulla base di queste informazioni, come vedete, me l'ha restituito con le maiuscole e minuscole corrette. Come vedete c'è scritto via Dionisio con la D maiuscola e poi c'è scritto Palermo con la P maiuscola, Palermo, la targa della provincia, PA, ha capito che ci troviamo in Italia, ha trovato il codice d'avviamento postale, ha estratto la stringa completa, mi ha trovato la latitudine e la longitudine, mi ha dato anche il livello di errore che ci può essere nella geolocalizzazione di questo indirizzo. E dopo mi ha dato ok dicendomi che è riuscito a risolvere questa cosa. Per l'indirizzo che c'è sotto mi ha fatto la stessa cosa. Dunque mi ha estratto alla fine la latitudine e la longitudine. Ora voi immaginatevi quanto può essere utile avere uno strumento che ci fa questo tipo di operazione in maniera abbastanza semplice e veloce. È vero, ci sono diversi servizi online che fanno questa cosa, Batch Geocode e altri, però volete mettere la possibilità di farselo sul proprio database senza interferire da altri e soprattutto la possibilità di poter decidere ogni quanto fare le 2000 interrogazioni giornaliere. Infatti, nell'esercizio che ci è proposto, lui racconta come, per esempio, suddividere il lavoro. Dice, basta che aggiungi una colonna con questa formula, floor row index diviso 2000, sostanzialmente, e in questo modo lui aggiungerà una nuova colonna dove ti dice, per ogni riga, quali sono le righe che devono essere elaborate nel giorno 1, quali sono le righe che devono essere elaborate nel giorno 2, e così tu ogni giorno che vai a elaborare questo database, sai quali sono le righe che devi elaborare. Dunque, con una semplice operazione di questo tipo. Scusate, devo dirgli aggiungi una colonna basata... Logicamente non gli dico 2000, gli dico 2, gli dico 1, scusatemi, ecco. Praticamente in questo modo lui che cosa farebbe? Aggiunge una nuova colonna, immaginiamo giorno, dove mi dice quali sono le righe che devo elaborare nel giorno 0, quali sono le righe che devo elaborare nel giorno 1 e così via. In realtà qui, come valore, ci dovrei mettere il massimo di righe che mi permette di elaborare la mia API. Se la mia API mi permette di elaborare 2000 righe, logicamente le elaboro, queste due, le elaboro tutte nel giorno 0. Se la mia API mi permette di elaborare un rigo al giorno, ci metto uno, e lui mi dice nel giorno 0 elabori il primo, nel giorno 1 elaboro il secondo. In questo modo, con un'operazione di filtro, gli dico mostrami tutti quelli del giorno 0, elaborami la funzione. Mostrami tutti quelli del giorno 1, elaborami la funzione, e in questo modo mi spezzo il lavoro. Fatto ciò, cioè trovata questa nuova colonna che contiene il risultato del JSON dell'interrogazione, come faccio a estrarre il valore latitudine e longitudine? Come vedete, qui ti dice, basta scrivere questa istruzione qui, dunque basandomi su questa colonna aggiungi
una colonna basata su questa colonna, incolla, con il valore ottenuto facendo il parsing del JSON, estrai la geometry location e incollami la latitudine e la longitudine. E come vedete il risultato è questo. Clicco su OK. Logicamente devo dare un nome alla colonna, lat LNG. Clicco su OK. E lui mi aggiunge una nuova colonna, lat LNG, dove ci saranno la latitudine e la longitudine che ha estratto dal file JSON. Quello funziona in width, come, che parametri prende? Praticamente lui va a fare qui, questo qui è fammi il parsing del JSON, sì. E poi chiamato pair, il valore che si trova all'interno delle parentesi geometry location, fammi a estrarre la latitudine e la longitudine. Dunque, prendimi, estrami la cosa, mettimelo dentro questo oggetto e da questo oggetto estraimi questo elemento e questo elemento. Dunque, questa è un'operazione che voi farete centinaia di volte, adesso che la conoscete, perché sicuramente tantissimi archivi che avete a disposizione contengono questa informazione fondamentale, che è l'indirizzo, sia che dovete trattare monumenti, farmacie, uffici, centri elettorali, indirizzi di persone che devono essere mappate su una mappa, sempre in qualsiasi caso avrete bisogno, per rappresentarlo su una carta geografica, della latitudine e della longitudine. E dunque in questo modo potete registrare questa operazione dicendogli data la colonna indirizzo, fai questa cosa in modo da ottenere una colonna latitudine e longitudine. Elabora la latitudine e la longitudine e voi poi potete salvare il progetto che avete ottenuto esportandolo come volete voi in formato Excel, ODF, HTML, TSV, eccetera, eccetera, eccetera. Facciamo un altro esercizio. Open. Il secondo esercizio che vi propongo è estrarre un'informazione da un flusso Facebook. Scusatemi, devo rimuovere la colonna. Remove this column. Remove this column. Remove this column. Questo esercizio lo trovate al secondo help. Qual è lo scopo di questo esercizio? È farvi vedere come si può interrogare un altro tipo di API, in questo caso l'API dell'Open Graph di Facebook, per estrarre una serie di informazioni. Ad esempio, data una lista di nomi di pagine, in questo caso sono i nomi delle pagine che hanno più like su Facebook, voglio estrarre il nome della pagina e il numero di like che sono stati assegnati. In realtà questo esercizio ci permette di capire come funziona l'Open Graph e, avendo accesso alle API, ci permette di capire che noi possiamo estrarre da quell'informazione tutto quello che ci serve. Ad esempio, tirami fuori tutta la lista degli amici di Francesco che vivono a Palermo. Con l'Open Graph si può fare, avendo logicamente le chiavi di accesso. Allora, guardiamo un po'. Può essere logicamente un esempio per poter interrogare qualsiasi web service. In questo caso stiamo interrogando il web service di Facebook, ma tutti i web service funzionano allo stesso modo. Esempio. Per poter funzionare dobbiamo aggiungere, dobbiamo chiamare quest'URL. Guardate il risultato. Se io chiamo la URL graph.facebook.com/numero, lui mi restituisce questo JSON.
Se io al posto del numero, per esempio, scrivo SV Palermo e do invio, lui mi dice l'about della pagina Facebook che si chiama SV Palermo, a quale categoria appartiene, la sua descrizione, se è pubblicata oppure no, quante persone ne parlano, la username, il sito web di riferimento, il nome per esteso, l'indirizzo, quanti like ha questa pagina, qual è l'ID della copertina, qual è l'indirizzo dell'immagine che funziona la copertina. Dunque, come vedete, posso estrarre un sacco di informazioni conoscendo semplicemente il nome della pagina. Immaginate che voi volete collezionare tutte queste informazioni per una serie di pagine. Per esempio, avete la lista di tutte le pagine di tutti i comuni italiani e volete estrarre il numero dei like per sapere qual è il comune italiano che ha più like. Come fate? Vi andate a controllare da uno a uno? E invece in questo modo potete interrogare un web service. Come fare? Abbiamo scoperto che l'indirizzo da interrogare è graph.facebook.com/nome. Dunque, come abbiamo visto poco fa, noi facciamo, crea una nuova colonna facendo fetching di una URL, e la URL deve essere uguale a più value, giusto? Cioè, crea una nuova colonna basandoti sulla colonna precedente, aggiungendo l'indirizzo che vuoi elaborare più il valore della colonna. Come si chiamerà questa nuova colonna? La chiamo URL FB. Ogni quanto vuoi interrogare il web service? Ogni 5.000 secondi, millisecondi. Possono essere troppi 5.000 millisecondi, vediamo se lui mi suggerisce un tempo migliore. 200. Dice che 200 Facebook, come si dice in inglese, se la colla. 200 millisecondi. Ok, lui elabora 5%, 15%, 20%, 30%, 40%, 45%, 55%, 75%, 80%, 85%, 90%. Ecco qua. Mi ha estratto il flusso JSON di quel URL Facebook. Adesso come faccio a estrarre da qui, ad esempio, il numero dei like? Andiamo a guardare l'istruzione che ci suggerisce. Lui dice, per estrarre il numero dei like, per esempio, per estrarre il link vero e proprio. Dunque, ormai siamo bravi. Edit column, aggiungi una colonna basata su questa colonna, facendo il parsing del JSON, estraimi il link. Ok, il nome della colonna, link name. Ok, e come vedete, lui mi ha estratto i link delle pagine Facebook. Io gli avevo dato un indirizzo e lui mi ha estratto il link. Continuiamo. Estraimi la descrizione, vabbè, lasciamo perdere. Estraimi, vabbè, questa qui è la traduzione, lasciamo perdere. Addirittura potrebbe dire, vabbè, non c'è scritto qui come estrarre il numero di like, ve lo faccio vedere io. Perché è likes. Edit column, aggiungi una colonna basata su questa colonna, likes, andando avanti, questi qui sono i numeri di like, e questo ci fa scoprire una cosa interessante, per esempio, che tutte le pagine che si riferiscono a Facebook, per esempio Indonesia, Russia, UK, Vietnam e così via, hanno lo stesso numero di like. Che significa? Che praticamente Facebook, anche se ha la versione localizzata di ogni pagina, tutti i like li accorpa ad un solo indirizzo. Perciò loro hanno fatto questa tipo di operazione per raccogliere un numero di like enorme da tutto il mondo e poi far pensare che Facebook Vietnam ha 10 milioni di like, quando in realtà dovrebbero essere in realtà molto meno. Facebook Russia non si è aggiornato. No, no, sono tutti uguali i valori. Non sono tutti uguali. Facebook Russia, no, no, ah, vero.
Ancora non è aggiornato, è leggermente, gliene mancano 4. Non si è aggiornato. No, ancora non si, si vede che non avranno i server coordinati, in questo momento sì. Gli sono scappati 4 dissidenti. O forse, no, li hanno mandati in Siberia. Ecco. Eventually consistency, no? Esatto. Eventualmente consistency. Esatto, esatto. Dunque, come vedete, con una semplice operazione, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo interrogato un web service esterno, costruendo l'URL. Lui ci ha restituito un flusso JSON. Con parse JSON, noi abbiamo potuto estrarre un contenuto e tirar fuori delle informazioni. Il linguaggio di interrogazione, vi dicevo che si chiama GREL, mi dimentico sempre che significa la E, però adesso lo scoprirò. Expression, bravo. Eccolo qui. GREL Quick Reference. E qui ci sono le semplici voci che ti permettono di estrarre dati. Che ricomincia, fai il rimpiazzamento, fai lo split e così via. Sono due paginette di informazioni. Tornando a noi. Scusa, io mi sono perso sicuramente un pezzettino. Per dimmi. Ma dopo che tu hai fatto tutte quelle operazioni, le puoi salvare come movimento? Sì. Io, aggiornare la foto sì. Iniziale e rilanciare? Sì, guarda. Ok. Sì, quello... non l'hai visto questo video. Un attimo fuori. Vabbè, comunque, giusto me lo fai vedere sul software qui. Direttamente, così. Qui hai tu undo, redo. Ah, ok. E tu puoi fare extract. Ok, ho la procedura. E hai... La lista e le operazioni in formato JSON, okay. Le puoi selezionare, copiare e poi andare a incollare, per esempio guarda, le copio, sì. Close, cancello tutto quello che ho fatto. Sì, concettualmente crei un nuovo progetto, giusto? E lo posso riapplicare su questo esatto. Progetto. Okay. Dunque sono partito da qui, dunque potrei per esempio, no vabbè perché lui in questo modo me lo, chiudo tutto, anzi, open, riapro lo stesso progetto, l'ho copiato? Penso di sì. Ok, undo, redo. Applica, perform operation, e lui mi ripeterà le stesse operazioni di poco fa. Dunque immaginate, dovete fare questa cosa periodicamente, oppure per liste differenti di dati. Dunque mi ha fatto l'estrazione, mi ha creato la colonna dei like, mi ha creato la colonna dei link name. Le stesse operazioni che avevo fatto poco fa, lui mi aveva salvato la procedura, io me la incollo in un file di testo, la conservo da qualche parte, e in questo modo poi la posso riapplicare. E oltre a importare un file CSV, posso importare... Puoi importare una sorgente di dati. Sì, 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 assolutamente sì. Allora, Google Refine è molto potente e trova il suo ruolo, dunque... a livello di produzione, pulitura, importazione, collegamento con web service di moli di dati. Dunque non fa la parte analisi, rappresentazione, visualizzazione, per quello ci sono altri strumenti. Dunque Refine si occupa appunto di raffinare i dati, per questo la sua icona è un diamante, perché lui parte dalla confusione, e ne estrae diamanti, cioè un oggetto perfetto che può essere successivamente interrogato, elaborato. Abbiamo visto, tu non eri ancora arrivato, un paio di video che comunque trovi elencati qui, poi vi do le slide. Nel primo abbiamo fatto vedere come era possibile pulire un set di dati, nel secondo abbiamo fatto vedere come poteva essere trasformato questo set di dati, il terzo non l'ho fatto vedere, fa vedere dei collegamenti con Freebase.
Qui avete le due esercizi che ritrovate sul wiki di Refine, ne potete provare altri, sono molto simili. Dunque il consiglio che vi do è scaricate Refine, installatelo, semplicissimo, basta decomprimere lo zip e copiarlo sulla vostra cartella, lanciare l'exe e eseguirlo e fare degli esercizi e scoprirete che spesso è più potente del vostro Excel, del vostro database, perché permette di fare alcune cose molto più velocemente, soprattutto a livello di interrogazione con web service esterni. Ci sono le domande fino a questo punto? No? Ok, andiamo avanti. Prego. Ho un database, io, diciamo, in locale, in realtà. Sì. È possibile fare delle modifiche in tempo reale? Integralmente. Beh, lui in realtà importa file, perciò gli devi passare un CSV, un TSV, qualche... Sì, esportarlo e poi reimportarlo. Vi faccio vedere un paio di tool interessanti. Uno, neanche ve lo faccio vedere, ve lo racconto. Cioè, esiste un'estensione che vedete linkata lì, è un'estensione per Chrome, che si chiama Table Capture. Questa è utilissima perché spesso... voi vedete delle tabelle in formato HTML e poi avete difficoltà ad incorporarle. Magari ve la faccio vedere in funzione. Vediamo un pochettino, una pagina di esempio. Io l'ho fatto col comune di Bari. Ah, la cosa carina è che il comune di Bari... Non mi funzionava in Chrome. Mm-hmm. Lo sapete? No, cosa? Ah, guardate, comune di Bari. Ma è nuova. Adesso sì. No, se io clicco qua su Open Data. Vedi? Ah, Open Data no. Su Chrome non funziona. Su Firefox sì. Comunque posso dire una cosa? Prego. Internet Explorer che Firefox sono uguali, cioè nel senso renderizzare allo stesso modo Chrome. Guarda, come sta fanno? Se io faccio Ctrl V, cioè il contenuto c'è. Però non l'ha elaborato. Cioè, ho capito. Vanno a dire qualche cosa a questo. Dagli 1000 lire a questo. Il contenuto c'è ma non l'ha elaborato. Ma non è colpa di del comune. No. Perché questo qui è un CCAN probabilmente. Sì, certo, rete pubblica, Rupa. No, è un prodotto open source. Ah. Sì. Allora, come vedete, qui ci sarebbe una tabella, lui me l'ha fatta vedere, e mi permetterebbe di copiarla. Ditemi un sito di esempio dove ci può essere una tabella, non mi viene in mente niente in questo momento. Se cerchi su internet common English words, molto spesso quei dizionari li devi comprare e quindi te li mettono solo in visualizzazione HTML, sono da estrapolare. Ma ultimamente devo cercare le parole common English, tipo ecco, se cerco le cifre, quella là è a 5000, vedrai che ti fa vedere una tabella. Hai visto? Questo qui io me la dovrei catturare, no? Però scusa, non è table effettivamente. Sì. Ah, ecco, come vedi, se è una tabella, lui mi accetta questa cosa, io ci clicco sopra, okay. E lui mi dice che c'è una tabella da 2x5, 1x3, però sono piccole. No, non è quella. E quelle sono 5000 parole. Ha trovato 7 tabelle, però non sono quelle che ci servono a noi. E come vedi, lui ce l'evidenzia sulla base di... Cerca di Google, quello subito dopo. Perché ce ne sono tante e nessuno te lo dà il file, capito? Quello là, tipo first 100. Vabbè, qua si tratta di... Questo potrebbe... Ecco, vedi, copi un clipboard. Però bisogna dividere le righe. E vabbè, poi tu se ne vai su Excel. 3x1 però mi ha detto, vabbè, allora vediamo com'è. Io avevo che quando effettivamente la storia un po' piccola su Excel lo prendo lo stesso. Però non ha fatto niente. No, le ha messe tutte su un rigo. La cosa curiosa è questa, che c'è un
cioè non, si tro- non è facile trovare un file con le parole più comuni usate in inglese. Cioè, ce l'hanno tutti che se lo vogliono tenere loro. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì. Divertente. Comunque avete capito come funziona questa, operazione? Ve la faccio vedere con un database mio. www.regione.sicilia Ah no, ce l'ho da qualche parte. Work closed da SOE. Faccio un esempio qualsiasi. Allora, immaginiamo per esempio email di ricercatori, anche se qua c'è la funzione esporta, però lui, come vedete, ha trovato una tabella, ci clicco sopra e lui mi dice copy to clipboard. È questa qui la tabella che mi serve in realtà. Sì. Copia. Ma le altre sono tutte tabelle che lui trova? Sì, sì. Sono tabelle dell'HTML. Sono tabelle HTML che lui trova e in questo modo tu fai... Ops, no, devi dirgli incolla speciale, dovrebbe essere questo, come che non l'ha incollato, sto facendo brutta figura, un attimo solo, non è questa,